Ciao Valentina, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qua per farvi il bucol del mese di ottobre. Anche ottobre mi sono data un po' la pazzagioia e siamo anche in quella che dovrebbe essere poi la postazione definitiva dei video dedicati ai libri, anche se qua dietro ne manca ancora un pezzo, vedete, ci sono ancora libri da mettere via, ma ce la facciamo prima o poi a montare anche le ultime due librerie che mancano. Questa è quella che ho montato domenica e ne vado molto molto fiera. Avete visto questo pezzettino su Instagram, devo dire la verità. Oggi book haul, i libri non saranno tantissimi, ma neanche pochissimi in realtà, e abbiamo anche qualche ebook, quindi direi di iniziare subito perché sono comunque tutti libri di cui vado molto fiera e che non vedo assolutamente ora di farvi vedere e nel caso di sapere se voi li avete letti, come li avete trovati, insomma, come sempre ci sentiamo nei commenti. Partirei dagli ebook perché in questo periodo ho approfittato di un po' di offerte lampo, quindi come sempre vi lascerò poi la copertina qua a fianco a me. Il primo volume che ho recuperato è un racconto della serie della moglie del califfo, che ancora devo leggere in realtà, però è un breve raccontino che si chiama Le notti del califfo, sempre di René Adieu. Che ho recuperato più o meno, se ricordo bene, a 49 centesimi, non mi ricordo esattamente i prezzi, ma sapete che più o meno sono questi quelli delle offerte lampo. Sono curiosa di leggere la duologia, ne ho sentiti i pareri positivi e i pareri negativi, sarà sicuramente una delle prossime saghe che recupererò, anche se ora mi sono dedicata in realtà ad altro. Poi ho recuperato un libro di Tiziano Terzani che si chiama In Asia, edito dalla Longanese, dovrei averlo pagato 99 centesimi, questo non sono sicura. L'ho preso in un'offerta lampo assieme al prossimo libro che vi faccio vedere, che è Il ragazzo Ombra di Laura Costantini, di cui ho sentito parlare davvero molto bene da persone come Giada di Reading and Save Us, mi pare anche Gabriella, ma non sono sicura, ma da Giada sicuramente perché Giada l'ho spammazzato a destra e a sinistra. Appena l'ho visto in offerta lampo, anche questo a 99 centesimi, non ho potuto non recuperarlo. So che c'è anche un secondo volume, vedremo intanto come sarà questo primo volume e poi una volta che l'avrò letto vi farò sapere. Oltretutto, con il Kindle Unlimited ho recuperato Wintersong di S.J. Jones, che sapete è un volume che ho letto nell'ultimo periodo, ve ne ho accennato un po' su Instagram nell'ultimo reading blog che è uscito e ho già finito di leggere, l'ho finito domenica, gli ho dato 4 stelline, mi è piaciuto, un po' debole nella terza parte, ma prendendolo per il libro che è, sicuramente è stata una boccata d'aria fresca rispetto a altri libri di questo genere che ho letto nell'ultimo periodo, poi ve ne parlerò meglio nel wrap-up. Però mi è piaciuto e ora voglio assolutamente leggere il seguito per sapere come continua, perché il finale è stato abbastanza mollato lì. Passando invece a quelli che sono i libri cartacei, partirei con l'unico arrivo che non è un libro che ho acquistato, ma che mi arriva direttamente dal traduttore, in questo caso anche su un libro che già vi ho fatto vedere sul canale perché già l'avevo acquistato verso febbraio-marzo più o meno, no, forse anche dopo, non mi ricordo, però avevo comunque acquistato fra la primavera, più o meno lì. Sto parlando di Andi Tetti Verdi di Lucy Maud Montgomery a cura di Enrico De Luca, edito da Lettere Animate. Questa è la seconda versione con la traduzione rivisitata dal traduttore, fatta meglio e con anche altre note aggiuntive. Al prezzo di 14,90 euro è un libro che leggerò a novembre assieme ad Aphrodite Urania, in cui poi faremo appunto un video in cui ve ne parleremo a confronto con il manga. So che Elisa lo sta già leggendo, io lo leggerò prossimamente, nei prossimi giorni lo inizierò e non vedo assolutamente l'ora di rileggere Anna in questa versione e ringrazio ancora tantissimo Enrico De Luca per avermi dato la possibilità di leggere la sua opera e ovviamente anche per questa bellissima copia cartacea. E oltretutto vi dirò che già si ha la copertina del secondo, che è Andy and Vollea, e dovrebbe uscire intorno a gennaio, quindi proprio con l'inizio dell'anno nuovo. Non vedo assolutamente l'ora. Dentro c'era questa bellissima piccola card con dietro anche una frase di Anna che dice: meglio essere Andi Tetti Verdi piuttosto che Andi Nessun Posto. È una frase bellissima e grazie ancora Enrico De Luca. Ora direi di passare agli altri libri, alcuni li avete visti su Instagram, soprattutto quelli che ho ereditato da Anna e quelli che ho preso quella giornata assieme a lei e Donatella in giro per Ferrara, però ve li faccio vedere ovviamente anche qua e partirei con quelli che ho ereditato da Anna, che sono in totale 5. In primis mi ha passato i tre libri che vanno a comporre le origini di Shadowhunters. Mi mancavano, visto che lei li dava via, invece che acquistarli ne ho approfittato e li ho presi da lei. Devo dire la verità che questa trilogia prequel di
Intanto la gatta mi fa cadere roba. Devo dire che questa trilogia prequel mi attira molto di più della serie principale, devo dire la verità. Di cui sapete, devo leggere gli ultimi due libri, mi deciderò a farlo prima o poi. Il quarto, come sapete, non mi è piaciuto granché, in realtà, anzi, non mi è per niente piaciuto. Però sono molto curiosa per questi, che sono la principessa, il principe e l'angelo, poi li metterò in ordine, adesso ve li ho fatti vedere così, tanto per, magari ve li ho anche detti in ordine, ma non credo assolutamente. Comunque sono editi dalla Mondadori, nella collana, in questo caso nella versione bestseller, al prezzo di 10,50 € il principe, 12 la principessa e 10 l'angelo. Una volta che li avrò letti vi farò sapere come li ho trovati, però devo dire la verità che questa mi attira particolarmente. Ne ho sentiti pareri abbastanza positivi, so che in tanti hanno amato anche questa trilogia prequel, vedremo un po' come sarà. Gli altri due invece sono i primi due libri che vanno a comporre una saga per libri per ragazzi molto giovani che mi ha sempre attirato tantissimo, di cui ho sempre sentito parlare bene, che è quella della Terra delle Storie di Chris Colfer, il nostro amatissimo Kurt di Glee. Io non sapevo che fosse lui l'autore, devo dire la verità, ammetto la mia ignoranza, l'ho scoperto una volta che ho visto il retro della copertina. Comunque l'hanno preso il primo, che è questo qui, l'incantesimo del desiderio, e il secondo, che è il ritorno dell'incantatrice. Le copertine sono bellissime e la storia mi attira tantissimo, quindi se qualcuno l'ha letto fatemi sapere come li avete trovati, io non vedo assolutamente l'ora di iniziarli. Ogni tanto vedete dondolare, è Shirayuki che reclama il suo portantino perché sono appoggiata sul portantino dei gatti con i treppiedi, quindi è molto possessiva. Ora passerei a quelli che sono i libri che ho acquistato, soprattutto sono tutte novità, più quelli di Jules Verne che vi farò vedere alla fine. E sono tutti libri di cui vado davvero molto fiera perché erano libri che volevo assolutamente recuperare e sono davvero molto contenta di aver preso. E li ho presi tutti con lo sconto perché o erano in offerta o essendo novità alla Feltrinelli li paghi comunque nel primo mese col 15% di sconto. I primi due che vi faccio vedere sono due libri della Fazzi, freschi freschi di uscita, di cui uno sicuramente avete sentito parlare in lungo e in largo su Instagram e anche su YouTube perché è proprio uscito da pochissimo, io l'ho preso proprio nel giorno di uscita, ed è Figlie di una nuova era di Carmen Korn. È un libro che mi attira tantissimo, il prezzo di copertina è 17,50 €, l'ho pagato col 15% di sconto essendo una novità, il primo di una trilogia che parla di queste quattro donne a inizio del 1900. Le vede protagoniste, sono molto curiosa di leggerlo, di vedere queste donne all'interno di una società comunque molto diversa rispetto a quella in cui viviamo noi ora. Mi sono approcciata davvero da poco a libri di questo genere, leggendo magari la saga di Casale e questo genere di libri qui, però mi affascinano moltissimo perché comunque ti fanno mostrare quelle che sono società abbastanza lontane ma vicine allo stesso tempo a quella che viviamo noi adesso. Quindi l'ho acquistato, sono molto curiosa e non vedo assolutamente l'ora di iniziarlo. Sarà molto probabilmente una delle mie prossime letture o una delle prime letture che farò nel 2019. L'altro è un libro, anche in questo caso uscito di recente, che mi ha incuriosito molto da quello che ho visto all'interno del sito della Fazzi una volta che ho letto la trama. Sto parlando di Milionario a 5 stelle di Ta Shang. È un libro che si svolge a Shanghai, quindi si svolge in Cina. Devo dire la verità che ora come ora non mi ricordo moltissimo della trama, so solo che mi aveva davvero molto incuriosito per il modo in cui veniva comunque presentato. Si parla di cinque persone diverse che arrivano a Shanghai alla ricerca di un riscatto e in qualche modo di trovare quella che è la loro strada, se ricordo bene. Sono molto curiosa, anche questo come Helmet era candidato al Man Booker Prizes, quindi sono molto curiosa di leggerlo, il prezzo di copertina è di 20 €, spero di leggerlo presto, altrimenti anche questo sarà una delle prossime letture che farò o inizio comunque del 2019 perché è un libro che ha attirato particolarmente la mia attenzione e non solo per la copertina, come ho detto anche per il modo in cui viene presentato, perché comunque ci troveremo davanti a quella che è una società abbastanza diversa rispetto a quella che viviamo noi, che è quella cinese, che è una società piuttosto, ecco, particolare e ben articolata nel suo essere. Libro che ho recuperato da Amazon e che sono felicissima di aver preso, lo avevo preordinato appena avevo visto della sua imminente uscita sul libraio ed è il nuovo libro di Kerstin Gear, Il castello tra le nuvole, edito dalla Corbaccio come tutti i libri di Kerstin Gear alla fine. Costa 18,60 € ma l'ho preso col 15% di sconto perché l'ho preso su Amazon. Sono davvero curiosissima di leggerlo, sapete quanto io abbia amato la trilogia delle gemme, che è una delle mie saghe in stile fantasy young adult preferite.
e quanto comunque mi sia anche piaciuta la saga della trilogia dei sogni, che non è a livello di quella delle gemme, però è molto carina pure quella. Lo stile dell'autrice mi piace molto, molto scorrevole, molto leggero. Sono proprio curiosa di leggere anche questo, che se ho capito bene dovrebbe essere un volume singolo, quindi non dovrebbe essere una saga, ma magari mi sbaglio, correggetemi in quel caso. Libro di cui non potevo assolutamente perdere l'acquisto è I miti del nord di Neil Gaiman, libro che aspettavo tantissimo sin da quando è uscito in lingua originale. Hanno anche mantenuto la copertina originale, oltretutto bravissima Mondadori, che è spettacolare, è similgommata, poi c'è il martello di Thor nella copertina. Il prezzo di copertina è di 19 euro. Sapete quanto mi piace Neil Gaiman, ha uno stile che mi piace molto. Devo ancora finire di leggere American Gods, ma lo finirò molto presto, e poi prossimamente voglio leggere Buon Apocalisse a tutti, vista l'uscita della imminente serie TV su Amazon Prime Video. Sono molto curiosa di leggere anche questa, sono sempre stata molto incuriosita da quelli che sono appunto i miti nordici, le divinità Loki, Odino, Thor e compagnia bella. Vi farò sapere una volta che l'avrò letto, spero di leggerlo presto perché mi attira tantissimo. Se qualcuno di voi l'ha letto, fatemi sapere come l'avete trovato, però è davvero bella. Poi il martello è anche in rilievo. Ci piace, sono molto contenta di averlo trovato e preso. Questo vi avevo già annunciato all'interno della TBR d'autunnale, ecco, di fine anno, che l'avrei acquistato e letto. Infatti sarà una delle mie prossime letture, che leggerò sicuramente a novembre, Legend di V. Schwab, di Victoria Schwab, il seguito di Magic. L'anno scorso ho letto Magic, sapete quanto mi sia piaciuto Magic, nonostante all'inizio l'avessi trovato un po' lento, ma poi si è ripreso tantissimo. Sono curiosissima di leggere questo secondo volume e non vedo poi l'ora sicuramente di leggere il terzo, che immagino uscirà l'anno prossimo. Al prezzo di copertina di 14,90 euro, edito dalla Newton Compton. Copertina a me piace moltissimo e come sempre sotto è uguale. Sono molto curiosa di leggerlo, non vedo l'ora di iniziarlo, e lo leggerò sicuramente fra novembre e dicembre, ma lo leggerò presto, poi vi farò sapere perché sono curiosissima anche io. Come ben sapete, c'è stata l'offerta del 25% sui libri Burr, Vintage, Burr Deluxe, eccetera eccetera, e io potevo non approfittarne per recuperare dei Burr Deluxe? Assolutamente no, soprattutto se sono due Burr Deluxe usciti proprio di recente, quindi proprio una nuova uscita all'interno del catalogo, e sono due libri che in realtà io ho già letto perché avevo in altre versioni, ma che ho voluto cambiare con queste perché sapete quanto io li ami e sono spettacolari. Il primo è quello dello Schiaccianoci di E.T.A. Hoffman. È un'edizione particolare, sono alti, è alto come i soliti Burr Deluxe, però ha uno stile simile iperborea, no? Sono molto stretti. Mi piace molto, è carinissimo per un libro di questo genere. Il prezzo di copertina è di 15 euro, io l'ho preso con il 25% di sconto, appunto, e dentro è illustrato a colori in questo modo. È bellissimo. Io avevo letto lo Schiaccianoci l'anno scorso per la Trick or Treat Reading Challenge, che c'era stata fatta da Vale, di Polvere d'Inchiostro, di Pigiamatti e di Angela Cannucciari. Quest'anno non l'hanno fatta, però l'anno scorso avevo letto lo Schiaccianoci, l'avevo trovato davvero molto molto carino. Magari vi lascio il video in cui ve ne avevo parlato, e sicuramente potrebbe essere che sotto Natale io lo rilegga in questa versione, perché con le illustrazioni fa ancora di più e fa ancora più Natale, essendo una storia a mio avviso adattissima a Natale. Può essere che lo rilegga, però è davvero carinissima questa edizione, io ve la consiglio tanto. L'altro invece è la versione Burr Deluxe di uno dei miei classici, o uno dei miei libri preferiti in assoluto, cioè Il ritratto di Dorian Gray. Non potevo non prenderlo, al prezzo di copertina di 16 euro, più o meno il prezzo di quasi tutti i Burr Deluxe. Anche questo l'ho pagato col 25% di sconto. Ringraziamo Anna che mi ha trovato la versione cartacea, perché nella data di uscita si trovava solamente la versione Kindle, non so come lei abbia fatto, ma va bene così. E anche questo al suo interno è illustrato con alcuni ghirigori vari e anche illustrazioni davvero molto belle, che adesso ovviamente non troverò mai perché è sempre così che va a finire, tipo questa. Niente, è bellissimo, a me piace un sacco, e non so, magari potrebbe essere che dopo tanti anni lo rilegga, magari proprio in questa versione così illustrata, per dare quel tocco in più. Sono molto contenta che abbiano pubblicato anche questo, perché è uno dei miei classici preferiti. Se non l'avete mai letto, vi consiglio di recuperarlo, in generale di recuperare le opere di Oscar Wilde, perché è veramente un grandissimo, è stato veramente un grandissimo scrittore, ma non solo. Gli ultimi tre che vi faccio vedere sono i tre libri che ho recuperato fino ad ora della serie di libri di Jules Verne. Non so se saranno in ordine, ma credo di sì.
Il primo che vi faccio vedere è Dalla Terra alla Luna, appunto di Jules Verne, libro che ha ispirato la pellicola di Georges Méliès, Voyage dans la Lune. Questo è l'ultimo dei libri che io avevo letto tanti anni fa di Jules Verne, di quelli più famosi, quindi di quelli più conosciuti. Libro che vi consiglio perché è davvero molto molto carino, come gli altri che ho letto assolutamente. Sicuramente un libro che si conosce, forse un po' meno degli altri, ma più o meno a livello di quelli più conosciuti che già sono usciti, ma ve lo consiglio perché è davvero una bella storia. Nel caso guardatevi anche appunto il film fra virgolette di Georges Méliès. I prossimi due non li ho mai letti, quindi saranno un'ottima scoperta. Il primo è la prima parte dei I figli del capitano Grant, credo sia stato diviso in tre parti se mi ricordo dal piano dell'opera, e sono curiosa, non ho mai sentito parlare, non l'ho mai letto, quindi vedremo come sarà, ma mi fido di Jules Verne perché comunque è un autore che mi piace molto. L'ultimo è proprio quello della scorsa settimana, è Michele Strogoff, Miguel Strogoff, non so, Michele Strogoff, lo chiameremo così. Anche di questo non ho mai sentito parlare, non l'ho mai letto, ma come sempre io mi fido di Jules Verne perché mi piace il suo stile, il modo in cui racconta le sue storie e sono molto curiosa di leggerlo. Vedremo come sarà, come sempre sono illustrate al suo interno, l'edizione è di gran pregio, abbiamo la mappa all'inizio e vabbè, niente, insomma, la copertina originale di qua come nella versione appunto originale. E niente, sono molto molto curiosa perché vedremo come sarà. Io adoro quest'autore e non vedo l'ora di affrontarlo anche con altre opere che non ho mai letto in vita mia. Ok ragazzi, il video è terminato. Questi sono stati i libri che ho recuperato durante il mese di ottobre. Ho già fatto un altro ordine di Amazon, un ordine con dei libri che assolutamente dovevo recuperare e un altro che comunque è un libro che secondo me sta andando fuori catalogo, quindi ne ho approfittato per prenderlo, ma lo vedrete poi nel prossimo book haul, che spero non sia novembre, in questo caso, ma dicembre, perché vuol dire che sono stata più brava e ho comprato meno libri, come doveva essere dagli ultimi book haul, ma nell'ultimo periodo mi sono data abbastanza la pazza gioia. Voi avete letto qualcuno dei titoli che vi ho fatto vedere? Come sempre ci sentiamo qua sotto nei commenti, fatemi sapere come li avete trovati e qua sotto nel box delle informazioni tutti i link utili ai miei social e ad Amazon per i vari libri in questione. Noi ci vediamo prossimamente sul canale con nuovi video, a fianco a me gli ultimi video usciti e il bottoncino per iscrivervi nel caso non vogliate perdervi i prossimi video. Vi mando un bacione grandissimo e alla prossima. Ciao!